Un'autobiografia appassionata che va dal 1867 al 1943 e che racconta la storia del nostro paese dall'Unità d'Italia sino alla vigilia della proclamazione della Repubblica. È andato a Figlia del Risorgimento, l'autobiografia di Eugenia Dalbò, il 35° Premio Pieve, il concorso per scritture autobiografiche inedite organizzato dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Erano in tutto 8 i racconti autobiografici finalisti della 35esima edizione del premio. Tra queste 8 storie, anche quella tra Adler Ascari e Emme, due amanti che si sono scritti lettere appassionate senza mai riuscire a vivere la loro storia, un amore che non è mai stato scalfito dal tempo. Si tratta di una lunga raccolta di lettere che vanno dal 1946 al 1998, un carteggio conservato sotto il nome Amore Diverso e adesso pubblicato per volontà della figlia. Mio padre era una persona che sapeva amare, non posso dire altro, e quindi riusciva a distribuire il suo amore su più fronti. Lui era una persona che, oltretutto, che si faceva anche voler bene, quindi era una persona amata, no? Anche. Per cui tante volte si sentono delle storie strazianti a Pieve, no? di cose che, apocalissi varie, eccetera. La mia in fondo è una storia felice, no? E le storie felici è difficile che facciano audience, diciamo, no? Forse, perché in effetti io sono stata una persona fortunata. Io quando mi dicono ma la tua vita, cioè, ho avuto i miei alti, bassi, mi sono separata, divorziata, però in fondo sono stata felice, ho avuto una famiglia che mi ha voluto bene, ho un figlio meraviglioso, un nipote meraviglioso, quindi io sono felice, cioè non posso dire di essere scontenta di qualche cosa. E quindi sapere che anche mio padre può avere quel riconoscimento che si merita, e io a questo punto posso che dire va bene così, insomma.